Parliamo di questo grande gruppo, come nasce e come si articola poi nel territorio. Nasce il gruppo oltre 30 anni fa, iniziativa di alcuni e successivamente ci si aggiungono altri soggetti e nel 2016 prende corpo il gruppo del Melius Over, perché si aggrega questo fantastico gruppo, queste bellissime ragazze e donne che vedi qua, che hanno un'età un tantino superiore al normale. E da là si riparte con delle iniziative che ci vedono presenti a Malta, ci vedono presenti a Tropea e di recente ci hanno visti presenti ad Isernia. E stasera siamo qua e di questo tengo molto a ringraziare l'assessore Nuccio Ricciardello che fortemente ci ha voluto. Ripeto le parole di una sua telefonata: voi non potete mancare, avevo già subito pensato a voi e questo risale oltre un mese fa, perché il folklore che noi portiamo, i canti, i balli e le danze, ben si coniugano con quello che è la manifestazione di stasera. Ritorna alle tradizioni in una chiave più recente, più attuale, ma ritorna alle tradizioni, agli agrumi. Nuccio faceva riferimento, l'assessore Nuccio Ricciardello faceva riferimento al fatto che Brolo un tempo era la piana di Brolo ricca di agrumi e quindi c'è il folklore che si mescola oltre che ai balli, alle tradizioni, anche all'arte culinaria. Ecco la nostra presenza fortemente desiderosa di esprimersi al meglio e di aprire con festa e con gioia questi tre giorni. Il vostro nome e una parola per descrivere questa giornata. Allora, io sono Sara e questa giornata è bellissima. Buonasera a tutti, io sono Sandra e noi siamo molto orgogliosi e felici di essere qui. Buonasera, sono Donatella. Diciamo che Brolo per me è il mio secondo paese, quindi sono contenta di fare spettacolo qua stasera. Rosy, è una giornata sicuramente colorata. Filippa, speriamo che sia una serata indimenticabile. Santino, sicuramente sarà un successo. Milena. Rosita. Melina, felice di essere qua. Angela. Sefi, serata stupenda. Il suo nome? Giovanni. Cosa ne pensa di questa giornata? Una bellissima giornata. Lei? Carmelita. Allora non resta che salutare tutti e continuate a seguirci perché la giornata è appena iniziata. Vi aspettiamo oggi, sabato e domenica qui a Brolo. Grazie!